Allora, buongiorno, siamo con Luigi Mangiapelo, il papà di Federico, la ragazza uccisa nel 1 novembre 2012 sul lago di Bracciano. E oggi è il 7 novembre e ci troviamo ad Anguillara, quindi da poco sono trascorsi 6 anni, 7 anni. 7 anni dalla morte di Federica. Che tipo di anniversario è stato questo? Ultimo. Ma quest'ultimo non è che cambia molto dagli altri, cioè la sofferenza c'è chiaramente tutti i giorni. Questi giorni sono invece un po' più particolari perché sono un po' più sentiti. Poi col fatto che Federica è morta il giorno di Halloween, sei coinvolto, anche se vai a prendere un caffè al bar, ti ritrovi tutte le mascherine della festa e quindi ti riportano indietro di questi 7 anni. Tanto è vero che Federica uscì proprio apposta per andare a una di queste feste di Halloween. Chiaramente il dolore è immenso, come lo è sempre, ma questo giorno è stato tremendo, tanto è vero, ecco, mi sto rilassando in questi giorni perché prima ero abbastanza teso e nervoso. Sì, a Federica sono state dedicate varie iniziative, varie Sì. istituzioni. Ecco, quanti di questi progetti proseguono, diciamo? Sapevo che era stata intitolata una casa cantoniera che doveva servire tipo un laboratorio per la biodiversità, una panchina dal giardino di Anguillara, la targa Sì, dove ci troviamo ora, proprio a guarda, Piazza del Molo. il fiore all'occhiello è l'ultimo che hanno fatto, praticamente il centro anti-violenza, che io sono uno che da quando è successa questa cosa, perché poi nelle cose che ci devi trovare dentro, credo che i centri anti-violenza ne servono e ne servono ancora di più. Invece, non, al contrario, parecchi ne stanno anche chiudendo, invece servono. Quindi questa cosa dedicata a Federica per me è un motivo di soddisfazione o di orgoglio, un po' dovuta all'amministrazione attuale che se n'è occupata e un po' per merito anche del lavoro che stiamo svolgendo io e mio fratello in giro per l'Italia, dove praticamente si trova proprio d'accordo con le nostre idee. Per quanto riguarda le altre cose, l'unica cosa è il centro di biodiversità che praticamente mi sono informato non funziona tanto bene. Per quanto riguarda tutto il resto, tutto funziona, la panchina rossa funziona, la targa è vero, cioè, ogni tanto andiamo a pulirla. Sia io che Stefano o Rosella, perché si forma quell'alghetta, ma comunque va bene, queste sono piccole cose. Poi comunque va bene, la lista è lunga di cose anche minori. Federica è anche simbolo del telefono rosa, gli è stato dedicato un libro che ha scritto mio fratello, tanto per citarne qualcuna, ma insomma tante Sì, sono cose. molte cose. Molte, moltissime. Federica è molto amata in tutta Italia. Dovunque vado a fare i convegni, mi riconoscono e riconoscono Federica. Senti, a livello giudiziario, a che punto siamo? A livello giudiziario è finita così, cioè 14 anni che sono praticamente un contentino, secondo me, perché per quanto mi riguarda noi, anche se è passata la legge con l'abolizione del rito abbreviato, noi purtroppo non ci siamo rientrati, altrimenti invece di 14 ne avrebbe fatti 21, che già era qualche cosa, ma purtroppo con noi non ci siamo rientrati. Però abbiamo lottato io e Rosella andando anche in Parlamento e quindi anche questa è stata una, non perché sia merito nostro, però anche noi ci abbiamo messo una piccola goccia. Perché affinché questa cosa io la trovavo proprio ridicola, perché chi uccide Sì, una mi persona. ricordo, tu l'avevi Sì, l'avevo segnalata. segnalato, anche perché chi uccide, secondo me, deve stare in carcere, no? Che tu cominci per aiutare la giustizia, rito abbreviato, sconti di pena,
inserimento nel mondo del lavoro. In poche parole, da 14 anni, poi vengono tolti alcuni anni per legge, diventano 10, 3-4 già l'ha fatti, levando gli ultimi che poi lo mandano fuori a fare qualche lavoretto. E cioè, fra poco questo qui me lo ritrovo per strada, quando invece Federica non c'è più. Praticamente gli unici condannati veramente all'ergastolo siamo io e la madre, siamo, perché siamo quelli che abbiamo pagato di più. Cioè, lui, ecco, con pochi Senti, da anni. parte sua nessun pentimento, nessun Lui accenno, nessuno. praticamente non si è fatto sentire mai neanche nel tempo del processo, quindi figuriamoci se si fa sentire adesso. E Quindi non è comunque, ancora arrivato il momento, tu aspetti che prima o poi arriveranno. ma io non credo, conoscendo un po' l'individuo, non credo che faccia un passo del genere, anche perché non lo so. Io praticamente sto facendo un percorso oramai da anni e io non odio nessuno, sono contro la pena di morte, però sono per una cosa molto più forte, che è l'indifferenza, quindi sto al di sopra di certe cose. Mi è indifferente, praticamente non l'accetterei, ma non perché non ho risentimento o tutto quanto, ma perché proprio non vale neanche la pena ricevere le scuse da un individuo del genere. L'avrei apprezzato di più all'inizio, cioè se magari si presentava e dice lui: guarda, è successo questo, questo e questo, avrebbe aiutato sia me, sia la madre e soprattutto la giustizia. Senti, a proposito di giustizia, il caso di Federica è proprio emblematico della mala giustizia, delle indagini deviate o ad arte, non si sa questo, se poi è successo con volontà, però diciamo è stato poi fondamentale tutta la vostra determinazione e l'esito dei medici legali che hanno ribaltato proprio Sì, perché tutta la vicenda. Ma questo adesso tu vedi che c'è maggiore attenzione da parte delle forze dell'ordine di fronte a vari casi, oppure non è guarda, servito? io seguo parecchi casi, seguo, e vedo che ognuno ha un suo problema. Casi che durano anni, con impicci, con sentenze veramente ridicole.